Quindi menziona se si è fatto male così? Bene, bene. Allora, in attesa del candidato della lista Monti che mi sembra stia parcheggiando. Sta arrivando. Innanzitutto grazie per essere venuti, grazie a voi per avermi chiesto di moderare questo incontro. E penso che l'obiettivo sia comune, cioè far capire cosa una volta eletti, quali sono le idee che portereste. Allora eccolo qui che è arrivato. Lei è il candidato della ditta Monti. Mi scuso del ritardo, ma... Nessun problema. Avevo capito come 17. Ah, ecco. Allora, siamo con un quarto d'ora accademico in anticipo. E lei è candidato Camera, Senato, Regione? Camera. E quindi lo scopo di questo pomeriggio è quello di far capire cosa questi candidati giovani, anagraficamente, vogliono portare all'interno delle nostre istituzioni. Quindi andando direttamente ai contenuti, sono certo che dimostreremo che si può parlare di politica senza polemizzare, ma arrivando direttamente al punto, e questo è un po' lo scopo. L'incontro è organizzato in questo modo, lasceremo un po' di spazio perché si possano parlare brevemente, 5 minuti ciascuno, del programma, dell'esperienza. Invito tutti a parlare un po' anche di se stessi, magari la formazione, provenienza, le esperienze pregresse, se hanno già avuto modo di amministrare all'interno di qualche ente, e poi il programma e poi approfondimenti e qualche domanda l'avrei anch'io. Quindi facciamo che chi parte, perché non abbiamo stabilito un ordine, allora partiamo da chi ha organizzato l'incontro, grazie, iniziamo, fai. Quindi. Bene, grazie a tutti di essere venuti. Allora, io mi chiamo Filippo Bernasconi, ho 25 anni, sono candidato alle regionali con Fermare il declino e mi interessa soprattutto, come diceva giustamente Alessandro, parlare di contenuti e di programma, perché il motivo per cui Fermare il declino è nato è esattamente quello di proporre dei punti programmatici chiari che secondo noi possono servire a migliorare la situazione del nostro paese. Nello specifico, per quanto... Così va bene, come distanza rimuova. Per quanto riguarda i giovani attraversano una doppia crisi in questo momento, una crisi occupazionale e una crisi legata alla formazione scolastica. Crisi occupazionale nell'inserimento del mondo del lavoro, crisi legata all'università che non è in grado molto spesso di offrire dei titoli di studio tali da garantire poi una carriera soddisfacente in Italia, una carriera lavorativa soddisfacente. Vorrei partire, secondo me, dal primo problema, che è quello legato all'università, nel modo più breve possibile, cercando di riassumere più che la forma mentis con la quale abbiamo affrontato il problema in Fermare il declino. Si parla spesso di meritocrazia, parlando di università, come il valore guida. Secondo me, però, non sempre si capisce esattamente cosa bisogna intendere con meritocrazia. La meritocrazia all'università serve per... innanzitutto, come prima cosa, per permettere a quelle persone che non hanno un background familiare favorevole di poter raggiungere, a prescindere dal loro reddito di famiglia, qualsiasi possibile livello lavorativo dopo e universitario prima, esclusivamente grazie al loro merito. E quello che dice molto bene l'articolo 34 della nostra Costituzione, secondo il quale l'università serve appunto per permettere a chiunque di raggiungere i più alti gradi a seconda del merito. Questo a seconda del merito è l'aspetto cruciale della questione, perché in realtà il nostro sistema universitario fa tutt'altro, cioè non usa le sue risorse per permettere a chiunque, anche alla persona che non ha nulla da parte della sua famiglia, di raggiungere alti gradi
allocando le risorse in base al merito, ma lo fa in modo, potremmo dire a pioggia, cioè usando come sostanzialmente unico criterio di assegnazione il reddito di partenza. Un sistema di questo tipo però è profondamente iniquo secondo noi, perché utilizzando soltanto il reddito e non il merito come criterio nell'allocazione delle risorse, si crea un meccanismo perverso per cui l'università non è in grado di selezionare le persone più capaci, o meglio, non è in grado di far sapere al mercato del lavoro quali sono le persone più capaci. E questo crea un'uniformità fittizia tra i laureati che, grazie alla laurea ottenuta nell'università pubblica, non sono in grado di raggiungere necessariamente un posto di lavoro soddisfacente. Per invertire questa tendenza bisogna fare in modo che l'università selezioni, e la selezione avviene ridistribuendo le risorse in base alle capacità che lo studente dimostra di avere. Questa è la vera equità, perché lo studente con possibilità proprie sarà sempre in grado di accrescere il proprio curriculum attraverso cose extra a pagamento, per esempio attraverso la possibilità di lavorare gratis, di fare stage gratuiti. Questa possibilità a certe persone è negata, le persone che non hanno la disponibilità economica. E quindi, inserendo un criterio di meritocrazia nella redistribuzione delle risorse universitarie, questo vuol dire tasse universitarie eventualmente più alte, ma molte più borse di studio, noi possiamo permettere veramente a chiunque di raggiungere qualsiasi grado nella formazione e poi nella carriera lavorativa. Quindi la proposta per i giovani, per quanto concerne l'università, di fermare il declino è finire con la finta uguaglianza che in realtà aiuta soltanto quelli che hanno possibilità proprie, e iniziare con una vera uguaglianza, che è un'uguaglianza delle possibilità, un'uguaglianza delle possibilità in cui tutti partono dallo stesso punto di partenza e che permette a tutti di raggiungere qualsiasi obiettivo sono in grado di meritarsi esclusivamente attraverso il proprio studio e il proprio impegno. Questo, se secondo me, possiamo passare direttamente a... Benissimo. Era Filippo Bernasconi di Fara. Ma a questo punto mi avevo il diritto di decidere chi parlerà in sequenza, in maniera tale, facciamo un'alternanza tra la mia sinistra e la mia destra, che però non è la destra politica, va bene tutto quanto. Invece, proprio la destra, abbiamo Lazzari, Andrea, la destra. Quindi una presentazione, un punto del programma, e poi dopo andiamo a sviscerare. Ok, allora sono là, si sente? No. Ok, sono Lazzari Andrea, sono coordinatore regionale di Gioventù Italiana al Movimento Giovanile della Destra. Allora, ho 21 anni, studio al terzo anno della Bocconi Economia e Scienze Sociali e faccio politica da quando ho 17 anni. Mi sono avvicinato alla destra nel 2008. Perché proprio la destra? Beh, nel 2008 era semplice stare nel PDL, dove Fini assieme ai Colonnelli, di cui c'è un esponente qua, la Russa e Meloni, hanno deciso di sciogliere Alleanza Nazionale, distruggendo praticamente la storia, 60 anni di storia della destra italiana. Quindi nel 2008 la scelta era o stare con loro, certamente una ragione di convenienza, perché il PDL ha preso il 40%, o stare fuori, rischiare tutto. Proprio nel 2008 infatti la destra ha combattuto da sola, fuori dalle coalizioni, rischiando di uscire dal Parlamento, infatti è uscita dal Parlamento per non cedere a un compromesso che ci fu chiesto. Infatti a Trieste, a febbraio del 2008, alla destra fu chiesto di sciogliere il proprio simbolo, perché altrimenti Fini non avrebbe consentito la presenza del simbolo della destra, quindi di sciogliere il proprio simbolo in cambio di 12 deputati e 6 senatori. Bravo. E la destra disse di no. Corse da sola, con la fiamma tricolore, e stette fuori dal Parlamento per 5 anni. Ora, adesso cosa succede? Dopo 5 anni non c'è più Fini, tutti hanno capito che avevamo ragione noi, e la destra, senza più il veto di Fini, è parte integrante di una coalizione di centrodestra che mette al centro la sovranità dell'Italia contro l'egemonia culturale di un'Europa a trazione tedesca. A proposito di scuola, di merito e di giovani,
Le proposte della destra quali sono? Beh, la scuola italiana è una scuola sessantottina che eredita questo mito del lassismo, dell'eguaglianza di tutti e quindi di un appiattimento dei valori, mentre per noi non sono tutti uguali. A tutti vanno consentite le stesse opportunità, le stesse basi di partenza, ma il merito deve contare a prescindere dal censo, dalla razza, dalla religione, dalle appartenenze politiche, religiose, culturali e tutto. Mentre questa scuola che, c'è stata, che abbiamo ereditato fa del lassismo e dell'appiattimento dei valori la sua cifra costitutiva. Per i giovani la destra propone due cose. Allora, per quanto riguarda il lavoro, beh, stop al precariato sarebbe facile dirlo, ma più che dire stop al precariato bisogna creare quelle condizioni che diano l'opportunità di creare lavoro in Italia, perché quello che manca è il lavoro. Il problema, credo, per un diciottenne non è avere un posto sicuro, fisso, ma avere il lavoro, perché se il 40% dei giovani sono disoccupati, non credo che si lamentino solo del fatto di non avere un posto fisso, un posto sicuro, ma di non avere proprio un lavoro, perché a 18 anni uno non pensa di lavorare 40 anni sempre a fare il gelataio, il barista o quello che è, però vuole lavorare magari. E in un'Italia in cui la pressione fiscale reale tocca il 55% è difficile creare lavoro. Per quanto riguarda un'emergenza importante è l'emergenza casa. La proposta della destra è molto rivoluzionaria e si chiama mutuo sociale. Cosa significa il mutuo sociale? Beh, mutuo sociale significa che le giovani coppie, i precari, i figli dei precari possano diventare proprietari di casa. Come? Beh, un precario o una giovane coppia magari con un solo reddito non avrebbe alcuna possibilità di ottenere un mutuo da una banca. Allora cosa deve succedere? Lo Stato, la Regione costruisce delle case che venderà poi al prezzo di costo, che è stato calcolato con delle stime, ovviamente case costruite su terreni demaniali che quindi non hanno alcun costo per lo Stato, anzi costano lasciarle lì senza costruire le case. Una casa può costare dagli 800 ai 1000 euro al metro quadro. Con questo mutuo sociale la giovane coppia, il precario, il figlio di precario, paga il mutuo allo Stato con un tasso di interesse fisso all'1%. La rata corrisponde al 20% del reddito e questa rata viene sospesa quando viene a mancare il reddito, fino a quando non si avrà più occupazione. Questo permette a un precario, a un figlio di un precario, a una giovane coppia, di realizzare un sogno, di diventare proprietario di casa anche dopo 40-50 anni, ma senza passare per le banche. Grazie. Franco Renzetti, Fratelli d'Italia. Mi sentite? Grazie mille a tutti, io sono Franco Renzetti, ho 28 anni e rappresento Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è un movimento che nasce nella fine del 2012, fondato da Giorgia Meloni, Crosetto e Ignazio La Russa. Allora, oggi sono qui a parlare di quello che è, diciamo, la parte giovanile, quali sono le proposte giovanili di questo movimento di centrodestra. Allora, iniziamo subito a parlare di università, visto che abbiamo iniziato a parlare di università sin dall'inizio. Noi diciamo cosa vogliamo sconfiggere. Noi vogliamo sconfiggere quello che è la baronia all'interno dell'università, quelli che sono i piccoli dittatori all'interno dell'università. Come si vuole fare? Come si vuole fare a fare questa cosa qua? Si vuole rendere il più possibile ogni organo universitario, ogni ateneo, il più indipendente possibile. Ad oggi gli atenei d'Italia non sono così indipendenti come dovrebbero essere. Perché si vuole rendere quindi indipendente un ateneo? Perché chi governa questo ateneo deve avere prima di tutto degli obiettivi. A cosa servono gli obiettivi? Gli obiettivi servono per raggiungere un obiettivo, come viene detto, e semplicemente anche per motivare la persona che dirige questo ateneo. Se queste persone che dirigono un ateneo non riescono a raggiungere questo obiettivo che gli viene dato, evidentemente non sono le persone che devono restare all'interno di questo ateneo. Pertanto Fratelli d'Italia, Centrodestra Nazionale e la coalizione di centrodestra vuole cambiare così quello che è l'università e quello che è stata l'università fino ad oggi. In secondo luogo,
per lo studente. Perché si vuole parlare dello studente? Si è parlato dello studente prima di tutto, lo studente che non si può permettere di andare all'università, lo studente che deve essere motivato. Beh, cosa si vuole fare per lo studente? Prima di tutto lo studente deve essere motivato, gli deve essere data la possibilità di frequentare l'università anche oltre l'orario di apertura e di chiusura degli atenei. Perché ad esempio, purtroppo, io frequento la statale di Milano, la statale di Milano a un determinato orario chiude. Ad esempio, io faccio la guardia giurata, lavoro alla centrale operativa dell'SKP Vigilanza, ci tengo a fare anche un attimino la marchetta, e la faccio. Però purtroppo io, lavorando ad esempio anche su turni, non mi è possibile raggiungere sempre il mio ateneo. Se io volessi raggiungere l'ateneo, ad esempio, vi faccio un esempio, dopo le 22 di sera, io ad esempio faccio un turno tra le 14 e le 22, io tra le 10 e mezzanotte vorrei studiare all'interno, vorrei utilizzare la mia biblioteca, questo non è possibile. Quello che vuole fare anche Fratelli Italia è rendere gli atenei, diciamo, con degli orari anche d'apertura più ampi, questo non è fino adesso. Cosa voleva fare Giorgia Meloni e quando era ministro della gioventù non era riuscita a fare? Giorgia Meloni vuole istituire quello che è il prestito d'onore. Cosa vuol dire? Tutte quelle persone che lavorano, che magari non hanno la possibilità anche di frequentare l'università, gli viene data la possibilità di pagarsi autonomamente l'università senza dover andare a chiedere alla famiglia i soldi per fare l'università. Quindi il Centro Nazionale ha fatto questa proposta, porterà avanti questa proposta che si chiama prestito d'onore, che serve alle persone che non possono permettersi l'università, e io vi dico, e frequento un sacco di persone, molte persone ad oggi non possono permettersi l'università. La prima rata dell'università, faccio l'esempio di qualsiasi università, è tra i 600 e gli 800 euro, soltanto come prima rata, difficilmente rimborsabile, perché la prima rata, dopo c'è anche una seconda rata, che è difficilmente rimborsabile anche quella, e questo si prefigge di fare il Centro Destra Nazionale. Parliamo anche invece non soltanto di università, parliamo anche di scuole primarie. Ad oggi ci sono scuole primarie che purtroppo non riescono a formare. Ecco perché il Centrodestra Nazionale vuole dare maggiore spessore a quello che è l'apprendistato. L'apprendistato una volta era molto importante, ad oggi l'apprendistato purtroppo è usato da molte aziende semplicemente come un escamotage per pagare meno tasse. Adesso, il Centrodestra Nazionale si prefigge di creare il vero apprendistato, quello che ti porterà veramente al lavoro. Perché purtroppo, come ho detto prima, l'apprendistato da molte aziende, purtroppo è da dire innanzitutto che le aziende sono soffocate dalla pressione fiscale, purtroppo anche le stesse aziende hanno difficoltà ad arrivare a fine mese a pagare gli stipendi, perché purtroppo lo Stato non aiuta le aziende ad oggi, diciamocelo, o sbaglio, mi sembra di sì. E questo anche perché valorizzare l'apprendistato, perché l'apprendistato come era una volta riesce a formare quella che è la persona lavorativa, perché non tutti devono andare all'università, questa è la cosa principale da dire. E allora anche Fratelli Italia vuole formare subito dopo il lavoro, anche, cioè subito dopo le scuole professionali, anche quello che è l'apprendistato, un apprendistato che porta veramente al lavoro, a quello che è alla professione, a una valorizzazione di quelle professioni che sono anche dette le professioni artigianali. Che ad oggi. Ecco perché noi non possiamo parlare ad oggi soltanto di università o di mondo del lavoro in sé, bisogna anche portare, grazie, bisogna portare anche a quello del lavoro in sé, bisogna vedere la circolarità del mondo del lavoro, che non è soltanto università, ma è anche grazie. Mi è scaduto il tempo, quello che volevo dire è che non c'è soltanto l'università, ma anche la formazione esterna ai lavori professionali. No, poi approfondiamo. Ok, perfetto. Vi ringrazio per i 5 minuti che mi sono stati dati, prego. No, questi 5 minuti servono un po' per presentarsi e per iniziare a parlare del programma, poi intanto sui temi ci arriviamo dopo. A questo punto cedo il posto perché è in una posizione scomoda, alla quale non possiamo far arrivare il microfono, a Luca De Vecchi, candidato alla Camera per la lista Monti. E anche per te vale la molla. Grazie mille, mi scuso di nuovo per il ritardo, ma c'è stata un'incomprensione sull'orario. Innanzitutto, io mi occupo di diritto del lavoro nello studio legale di Milano, e, insomma la mia professione mi porta a incontrare tutti i giorni le problematiche del lavoro, che è un po' il tema di cui mi occupo principalmente. Però, visto che si è parlato tanto di università, io per anni ho fatto rappresentante studentesco in università ed è stata forse l'esperienza politica, se così possiamo chiamarla, più esaltante e realizzante che io abbia mai avuto.
Io ho fatto rappresentanza studentesca in modo, spero, penso, non ideologico, cercando di andare al di là delle divisioni destra e sinistra, cercando di rispondere ai problemi degli studenti per come questi si proponevano. E ho sentito delle suggestioni interessanti fino adesso, alcune delle quali condivido, altre un po' meno, riguardo il tema dell'università. Condivido buona parte delle cose dette dal mio collega qui di fianco di fermare il declino sulla questione tasse, sulla questione insomma, della strutturazione del sistema universitario e sull'esigenza di porre il merito al centro della attribuzione dei fondi non solo agli studenti, ma anche un'altra cosa che non hai detto ma che immagino condividerai, è l'attribuzione dei fondi all'interno dell'università. I docenti universitari, sia per l'aspetto della didattica sia per l'aspetto della ricerca e in generale le università tra di loro dovrebbero avere una quota di fondi dell'FFO, che è il fondo di finanziamento ordinario, che è il fondo che finanzia l'università, in base a criteri meritocratici. In parte qualcosa è stato fatto, troppo poco, bisogna fare molto molto di più. Io però vorrei intanto aggiungere un elemento per il quale ha senso il discorso che si faceva prima su porre il merito al centro. Si parla spesso di università pubbliche in Italia come università appunto per tutti, aperta a tutti. Questo è un falso storico che va sfatato. L'università italiana, l'università pubblica, è un'università per ricchi. È un'università per ricchi, è stato fatto uno studio dal professor Ichino, non il nostro Pietro Ichino, ma il professore di economia Andrea Ichino, il quale ha dimostrato e sostenuto che la spesa dello Stato rispetto all'università va a favore di persone il cui reddito di provenienza è molto alto. Quindi sostanzialmente le persone pagano una tassa annuale per andare all'università che è enormemente inferiore al costo effettivo sostenuto dallo Stato per quello studente, e la parte rimanente è coperta dallo Stato, dai fondi pubblici. Ecco, in questo caso noi stiamo finanziando tante persone che sostanzialmente già potrebbero permettersi l'università, mentre invece giustamente le risorse andrebbero concentrate su chi non si può permettere l'università ma che se la meriterebbe, i famosi meritevoli privi di mezzi della Costituzione. Un ultimo spunto, perché ho poco tempo, poi magari riprendiamo, è la questione secondo me fondamentale di cui non si parla riguardo all'università, che è la questione dei servizi. L'università italiana, dal punto di vista della didattica, è una delle migliori al mondo. Abbiamo dei docenti di altissimo livello e una didattica molto buona. Cos'è che manca? Cioè, cos'è che differenzia un'università pubblica italiana da un'università di altri paesi europei o anche magari da qualche università privata come la Bocconi? Sono i servizi, su cui il pubblico italiano si occupa troppo poco. Per servizi si intendono tutte quelle cose che rendono la didattica qualcosa di fruibile e di efficace, sia rispetto al mondo del lavoro, sia rispetto a un'esperienza più completa di uno studente. Parlo di scambi internazionali, parlo di collegamento di esperienze lavorative durante il percorso universitario e parlo di un'altra cosa fondamentale che è il cosiddetto placement. Io sono convinto del fatto che, per esempio, l'Università Bocconi, che è tanto rinomata in Italia, abbia il suo vantaggio competitivo rispetto alle altre università non tanto nella didattica, che è grosso modo equivalente a quella di altre buone università pubbliche italiane, ma nel placement. Il placement è quella cosa che prende lo studente e lo porta al lavoro. Ecco, su questo è importante investire, magari investendo meno risorse in cose inutili, in corsi inutili, in cattedre poco significative, investire di più in servizi di questo tipo che consentono di trasformare la laurea da pezzo di carta a passaporto per il lavoro. Grazie. Devo chiedere qual è il suo posto, poi troveremo una collocazione. Allora. Adesso Giovanni Colzani, candidato, non mi ricordo, in regione, con Sinistra e Libertà.
riesco di entrare in dibattito in questa fase, ma sono un vostro programma, sono polemico. No, ma di là la polemica ci sta. Allora, ciao a tutti, io sono appunto Giovanni Corzani, sono candidato per Sinistra e Libertà al Consiglio regionale, ho 21 anni e sono studente di lettere antiche all'Università Statale di Milano. Da 3 anni, ovvero da quando Sinistra e Libertà è nata, io sono iscritto al partito e, diciamo, con spirito di servizio ho accettato la proposta di candidatura che mi veniva dai compagni della provincia di Como. Sinistra Ecologia e Libertà nasce a seguito dell'esperienza del governo Prodi con l'intenzione di unire varie culture, diciamo non tutte originali della tradizione, diciamo, socialista europea, e con l'intenzione appunto di fornire risposte a domande nuove che la modernità pone a un tipo di formazione come la nostra. Noi appunto uniamo culture come quella derivante dal socialismo europeo, le culture delle lotte per l'ambientalismo e le culture per i diritti civili. Abbiamo deciso da questa tornata elettorale di aprire il dialogo a varie forze, diciamo, sia sociali che politiche, e di concludere un'alleanza di governo con il Partito Democratico. Insieme a loro abbiamo creduto e voluto fortemente le primarie come strumento di metodo e di pratica di buona politica. Abbiamo partecipato alle primarie con il nostro candidato Nichi Vendola e come il PD abbiamo promosso le primarie per l'elezione dei candidati al Parlamento della Repubblica, in modo, diciamo, da sopperire alle iniquità prodotte dalla legge elettorale votata dalle destre. I nostri valori fondanti sono il lavoro, la giustizia sociale, la pace e la conversione ecologica dell'economia. Naturalmente per una forza di sinistra è importante rivolgersi al mondo della formazione, una forza che si propone di portare una rivoluzione innanzitutto culturale, un'alternativa innanzitutto culturale al modello delle destre, siano esse quelle, diciamo, di matrice più tradizionale, quelle più o meno liberiste. Per quanto riguarda il problema dell'istruzione, dell'università, io vorrei iniziare, poi magari andremo nei contenuti, a fare una fotografia dell'esistente. Noi abbiamo una situazione di istruzione pubblica in cui si è voluto per prima cosa disinvestire. Le riforme, se riforme vogliamo chiamarle, degli anni precedenti, che sono quelle Gelmini-Tremonti, sono stati fondamentalmente dei tagli di finanziamento all'istruzione pubblica. Il governo Monti in questo senso non è riuscito a invertire la tendenza, anzi diciamo ha infierito su una situazione che era già di grave difficoltà. A cosa vogliamo che serva la scuola pubblica? Vogliamo che sia innanzitutto un luogo di formazione del cittadino, e appunto l'aver disinvestito in questo settore ci fa pensare che magari non si sia voluto appunto provvedere a questo fatto. In secondo luogo, la scuola deve tornare ad essere quello che si chiama un ascensore sociale, ovvero deve permettere che dai vari settori della popolazione ci sia una mobilità, e questo non avviene più perché appunto si è preferito nell'ambito dell'istruzione investire nell'istruzione privata, parlo soprattutto a livello di formazione medio superiore, e disinvestire nel pubblico. Io ho paura che questo porti alla possibilità di un duplice percorso, l'uno per chi abbia possibilità economiche di permettersi un'istruzione privata e di qualità, mentre per tutti gli altri resta il pubblico sempre più dequalificato. Naturalmente l'investimento nella formazione è qualcosa su cui puntare anche per quanto riguarda il rilancio dello sviluppo in questo paese. Non possiamo pensare di competere
con i cinesi fabbricando magliette, ma dobbiamo cercare di, appunto nel settore della tecnologia, della green economy, di fornire nuovi modelli. Con self suoni. Allora, questi 5 minuti ci arrivano per consentire appunto ai candidati di potersi presentare. Ripeto, quello del PD non ci interessa, tanto abbiamo sentito. Aspetta, mi dai, perché vorrei solo ripetere, giusto perché non sono stato chiaro all'inizio, quelle che sono le candidature dei singoli. Allora, bisogna vedere lo schema. Allora, Filippo Bernasconi, lui, è candidato alla regione Confare, perché sono candidati in diverse cariche. Allora, poi Andrea Lazzari, Lazzari, e due errori su due, non è male, ottimo moderatore. Lazzari non è candidato, è semplicemente rappresentante politico della destra. Luca De Vecchi, come dicevo prima, forse sei l'unico del quale ha detto la candidatura, candidato alla Camera con Scelta Civica per Monti. Franco Renzetti è responsabile giovani dei Fratelli d'Italia e non è candidato. Carlo Galli, lui e parlerà tra poco, è candidato alla Camera per il Partito Democratico. E Giovanni Colzani, che è il giovane che ha finito da poco di parlare, è candidato alla Regione con Sinistra e Libertà. Mi ero dimenticato del PD, adesso lo lasciamo parlare, si presenterà Carlo Galli, candidato alla Camera per il Partito Democratico. Allora, buonasera a tutti, cerco di non fare 5 minuti, visto che non mi fai parlare, sono anche mi lasci tutto lo spazio che voglio. Niente, allora sono Carlo Galli, ho 28 anni, vengo da un paesino piccolo che è Ronago, dove c'è la fabbrica Ambrosoli, così faccio doppia pubblicità, così ci sta sempre bene. Visto che sono sia candidato alla Camera, ma sostengo anche il partito, ovviamente per le regionali, dove c'è il prossimo candidato Ambrosoli. Io volevo ringraziare il movimento di Fare per fermare il declino Como, perché secondo me ha organizzato una cosa bellissima. Questa qua è una cosa che bisogna notare, perché comunque mettere insieme sei candidati, mi dispiace per i partiti che non ci sono, ma sei candidati giovani o rappresentanti che hanno al massimo 30 anni, vuol dire comunque mettere un'ipoteca sul futuro di tutta l'Italia, nel senso che siamo qua seduti al tavolo, per il momento non ci siamo ancora insultati e io personalmente prometto di non farlo, almeno in pubblico, poi in privato la prenderò con qualcuno, mi sta già anche guardando. La sei già anche presa con qualcuno. Esatto, e quindi io spero vivamente che finita, passato domenica e lunedì, in cui vi invito tutti ad andare a votare per esprimere qualcosa, noi ci potremmo ritrovare ancora per effettivamente mettere mano a questo paese che è l'Italia, che è fortemente in crisi, e fare effettivamente qualcosa per il futuro. Questo è una cosa su cui ci tengo tantissimo, essendo giovane che deve campare altri 70 anni in questo paese. Mi presento, io comunque sono un giovane del Partito Democratico, nel senso che l'unico partito che ho sempre seguito è stato il Partito Democratico fin nel 2007, dal discorso di Veltroni all'Indotto. Questa è una cosa che mi piace sottolineare e tenere. Negli ultimi mesi ho anche sostenuto la candidatura di Matteo Renzi per la come leader della coalizione di centrosinistra che andava a governare. Per chi ha visto le liste elettorali, sono adesso in posizione numero 42, per cui anche prima ridendo e scherzando non sono per niente leggibile, ma nonostante questo sono qua presente. Ho fatto il conto, sono tipo 25 o 30. Dibattito dopo. Esatto. Nonostante questo ho deciso di impegnarmi attivamente in questa campagna elettorale per portare avanti i principi e gli ideali che vengono direttamente dal partito. Una cosa che sto portando avanti a livello personale riguarda quello che dice l'articolo 9 della nostra Costituzione, che è una cosa su cui ci tengo tanto e su cui comunque la nostra carta fondamentale dei diritti che dobbiamo comunque sempre tutti seguire. Leggo l'articolo perché
L'articolo 9 della Costituzione italiana dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nostra nazione. Io sono convinto che a questo paese quello che manca effettivamente è una gran dose di cultura. La cultura anche semplicemente interessarsi a un dibattito politico di sei ragazzi che molto probabilmente non hanno esperienza politica, ma la gente interessata è quello che farà ripartire il nostro motore della nazione, la cultura come forma di sviluppo sostenibile, che può essere vista in diverse forme. Ho scelto di sostenere il Partito Democratico in queste elezioni perché, oltre a tutto un discorso a parte sulla cultura, ha messo al centro del programma due semplici parole, che poi si declinano in varie sfaccettature. Allora, la parola lavoro e la parola moralità. La parola lavoro perché è quello che effettivamente qualifica ogni uomo e ogni donna. La parola moralità perché forse abbiamo bisogno anche di comportarci in una maniera giusta per poter andare avanti. Sono convinto che noi giovani dobbiamo passare a una nuova fase, a una nuova stagione di speranza e di fiducia nel nostro futuro. Noi, come molti hanno sottolineato, è la questione del precariato che ci sta uccidendo. Noi dobbiamo passare dalla generazione del precariato al quale siamo, non a una generazione che ha paura di affrontare il futuro, ma a una generazione che riconquisti fiducia e speranza. Successivamente nel dibattito cercheremo di entrare poi nei punti del programma sul quale discutere. Lascio la parola a Alessandro. Esatto, grazie. Tu me la rendi dopo che non te l'ho voluta dare. Esatto, infatti bravo, qui sono molto, molto democratico. Bene, allora, finito questo primi 5 minuti, si sono toccati già dei temi che verranno poi sviscerati, perché immagino che tutti ne abbiate qualcosa da dire. Adesso mi piacerebbe, visto che i partiti sono molti e le formazioni all'interno delle quali potete candidare erano sicuramente molte, mi piacerebbe una rapida, due minuti massimo, in descrizione della ragione per la quale avete scelto il movimento, il partito all'interno del quale militate, cosa vi ha spinto a scegliere quello e se per voi è prevalente il partito o la persona o se il connubio è un giusto mix, nel senso la ragione per la quale avete scelto il vostro movimento e qual è l'obiettivo e cosa vorreste portare. Insomma, una piccola presentazione adesso non più della singola persona ma degli ideali che hanno spinto a entrare all'interno del movimento partito. Quindi su questo darei un paio di minuti e poi andrei a toccare invece i punti programmatici dopo con l'università eccetera eccetera. Eventualmente se volessimo mettere assieme oltre a questo, quali sarebbero la prima, se nei due minuti si riuscisse, la prima iniziativa che prendereste nel momento in cui foste eletti? Allora aggiungiamo un minuto. Quindi. Okay. Adesso partiamo dall'ultimo in maniera tale che ci sia una giusta turnazione, quindi tu hai parlato per ultimo prima, adesso parli per primo. Vai. Quindi qual è la ragione del partito, la persona, il primo punto che se dovessi essere eletto. Il problema dei miei primi 100 giorni. Esatto. Allora, direi che la prima domanda in parte ti ho già anche risposto, nel senso che ho scelto il partito perché fondamentalmente sono sempre stato un moderato con un pochettino degli ideali di sinistra. Ovvio che ho scelto il partito, il nostro partito è l'unico che non ha il nome sul simbolo, se vedete. Ma neanche lui, se si riesce a dire. L'ideale che mi ha spinto è perché andiamo a cercare un'Italia più giusta, un'Italia di diritti, un'Italia che sia corretta e un'attenzione verso tutte le persone, a partire dal più debole fino ad arrivare al più ricco. Questa è una cosa bella trasversale che mi spinge. La prima iniziativa che farei nei primi 100 giorni, visto che sono quasi 3 mesi a disposizione, molto probabilmente passerei 3 mesi senza dormire, per cercare di rispondere a una domanda che durante questa campagna elettorale mi è venuta fuori, è come si crea un posto di lavoro, che è una domanda molto forte e molto, molto intensa, su quasi importante. Ci sono diverse soluzioni a questa cosa. In primis bisogna mettere nelle condizioni gli imprenditori e le aziende di assumere, per cui cercare di trasferire la tassazione dal lavoratore al patrimonio, che non sarebbe male. E soprattutto bisogna
infondere fiducia nelle persone. Non bisogna raccontare favole, non bisogna raccontare promesse, ma dare fatti concreti. Come fare non lo so, l'ho detto, passerei 3 mesi senza dormire per arrivare al 99esimo giorno a formulare un'affermazione, ma la cosa più importante in questo momento è il lavoro. Grazie. A questo punto ti è stato scelta qui da te, puoi tornare qui. Perché ho scelto il partito Sinistra Ecologia e Libertà? Naturalmente anch'io sono sempre stato persona di sinistra. Che cosa vuol dire essere di sinistra? È una domanda che si fa tante volte. Significa considerarsi in un certo modo eredi e inserirsi in un percorso storico che è quello che parte alla lontana dalle lotte dei lavoratori dall'Ottocento, diciamo, e che poi lungo tutto il suo percorso arriva ai giorni nostri. Perché Sinistra e Libertà all'interno della sinistra? Perché c'è bisogno di una sinistra che sappia da una parte oltrepassare diciamo il proprio ruolo di testimone del proprio nobile passato per cercare di interpretare un pochino in modo più adeguato le sfide della modernità, e c'è bisogno di una sinistra che si misuri con il tema del governo. Noi non possiamo più permetterci di stare a guardare, magari sventolando la nostra bandierina, commossi. Quale sarebbe il tema su cui bisognerebbe intervenire? Io sono assolutamente d'accordo con il collega del Partito Democratico. I temi fondamentali sono quelli del lavoro, che si declinano naturalmente in primo luogo nella creazione nel far ripartire, diciamo, l'economia, e nella difesa del lavoro. Sono due cose diverse. Il lavoro di questi tempi è da un lato scarseggia, e da un lato quello che c'è è minacciato sui temi dei, diciamo, del salario, della sicurezza sul lavoro e dei diritti del lavoratore più in generale. Anche per te, in buona sostanza, nei primi 100 giorni il lavoro rimane. Vieni. A questo punto la prendo te. Allora, innanzitutto prima non l'ho detto, ma io negli ultimi 2 anni e mezzo ho svolto un'attività all'interno dell'Associazione Italia Futura, nella quale abbiamo elaborato tutta una serie di proposte che poi però sono morte lì, non hanno trovato mai uno sbocco, mai nessuno che le portasse avanti. Io, a differenza di chi mi ha preceduto, non sono affezionato, lo dicevo prima, a questo o a quel partito. Ho scelto di aderire all'iniziativa di Monti, Scelta Civica, innanzitutto per la stima personale. Conosco il presidente Monti da un po' di tempo e ne apprezzo una caratteristica, che è quella della affidabilità personale, cioè una persona che quando dice una cosa la fa. Magari non ci riesce perché è un essere umano come tutti, ma si assume le proprie responsabilità. E c'è un altro aspetto che riguarda i giovani. Io trovo che il governo Monti sia stato forse l'unico governo che io ricordi che si è assunto la responsabilità di prendere provvedimenti assolutamente impopolari agli occhi della maggioranza degli italiani, e lo ha fatto sostanzialmente per garantire un futuro al paese e sostanzialmente alle nuove generazioni, cioè a noi. L'idea di abbassare il debito, di raggiungere il pareggio di bilancio, di consentire al paese di ritornare sul binario, che fosse però un binario europeo, non un binario insomma africano, distaccato dall'Europa, è una cosa che servirà a noi, noi che siamo cittadini europei, noi che in questa Europa abbiamo il nostro futuro e in questa Italia vorremmo rimanere a lavorare e a costruire il nostro percorso di vita. I primi 100 giorni sono conseguenti a questo, cioè cercare di creare in Italia le condizioni per cui un giovane, se ha un'idea, se ha voglia di fare, se ha voglia di darsi da fare, potrà essere messo nelle condizioni di portarla avanti, come succede in altri paesi occidentali.
Parlo per esempio della questione startup. Il fatto che se qualcuno di voi ha un'idea e va in una banca e la banca lo guarda male, non è una cosa accettabile in Italia. Quindi noi dobbiamo ripartire da questo e creare un ambiente favorevole alla creazione di nuove aziende, e nuove aziende vuol dire nuovo lavoro, vuol dire nuove entrate fiscali, quindi vuol dire crescita e avanzamento del paese. Basta. Allora, perché ho scelto Fratelli d'Italia? Allora, beh, la mia storia politica inizia quasi una decina di anni fa. Io arrivo da Alleanza Nazionale, sono entrato con Fini nel PDL, non me ne vergogno, perché credevo in quello che era veramente un nuovo centrodestra, un centrodestra liberale, identitario, cattolico, cristiano, riformista, laico, diciamo così. Dopo un tot di tempo, dopo qualche episodio, non mi sono più trovato all'interno di questo partito e mi sono identificato a quello che era un nuovo partito di centrodestra, che secondo me sarà un nuovo partito di centrodestra europeo, un nuovo partito di centrodestra, di quello che era veramente il centrodestra all'inizio, parliamo dei primi anni del 2000, degli ultimi anni degli anni 90, un nuovo centrodestra vicino alle imprese, un nuovo centrodestra vicino ai giovani. Attento alle emergenze sociali, questo deve essere un partito. Io perché faccio politica? Io sono una persona polemica, molto polemica. Io non mi accontento spesso, io voglio il meglio per il mio paese, partendo da Como alla regione Lombardia, per questo siamo nella coalizione con Roberto Maroni. Voglio il meglio per l'Italia, non mi voglio vergognare davanti a nessuno perché sono italiano, non voglio che sia una Merkel, non voglio che sia un altro Stato a dettare la mia linea politica. Per questo ho scelto Fratelli d'Italia, perché credo che Fratelli d'Italia stia dando quello che sarà la soluzione per uscire da questa crisi. Prima ho parlato di quali sono le proposte per uscire da questa crisi, cosa farei io nei primi 100 giorni se fossi al governo. Non ci ho mai pensato sinceramente, in effetti non sono candidato, però ci ho pensato poi dopo dal mio governo, benissimo. Beh, prima di tutto agevolare le imprese, perché credo e vedo, perché comunque io sono all'interno della mia azienda, ho anche un ruolo direttivo e vedo cosa fa lo Stato nei confronti di un'azienda. Io vedo che lo Stato non possa essere un socio all'interno dell'azienda, non penso che un'azienda possa dare oltre il 50% del proprio profitto allo Stato, e non credo che le banche possano essere, in caso un'azienda non produca più che utile, un altro socio. Per questo io credo nell'antonomasia del libero mercato, in questo io credo di una rinascita economica dell'Italia, in una rinascita sociale. Bisogna stare attenti ai nuovi poveri, attenzione ai pensionati. Io ho scritto un articolo su alatricolore.com e sul mio sito web sui nuovi poveri. Io vedo i nuovi poveri e penso che però per riniziare, per far ripartire l'Italia, prima di tutto bisogna farla ripartire non solo dall'emergenza sociale ma anche dall'emergenza delle imprese che continuano a chiudere. Oltre 100.000 imprese hanno chiuso nell'ultimo anno. C'era il governo Monti, e vabbè, mi fermo qui perché poi non voglio entrare nella polemica. Questo farei. Ma poi c'è spazio anche la polemica, no? Ah, perfetto. Allora, benissimo, adesso Lezzari, Lanzi, il peggior moderatore, l'avete scelto voi moderatore, quindi il peggior per voi. Abbiamo la sala ha scoperto che il governo Monti in un anno ha diminuito il debito pubblico, che è aumentato di 112 miliardi di euro. Comunque, perché ho aderito alla destra? Beh, dal 2008 la destra è l'unico partito di destra che è rimasto in piedi con la schiena dritta senza vergognarsi della propria identità. Dopo certo ci sono anche voti più estremi che rispetto, ma per me restano liberi ma sterili sfoghi. Cosa farei? Cosa mi piacerebbe facesse il mio partito quando entrerà in Parlamento, cioè da martedì prossimo? Spero, credo, che la destra avrà la forza e comunque i propri parlamentari, deputati e senatori avranno il coraggio di rimettere in discussione il Fiscal Compact, che è stato un patto in tema di bilancio che ci strangolerà per i prossimi 20 anni. Un'altra cosa che mi piacerebbe facesse la destra, e sono sicuro farà,
è scrivere una semplice legge che obblighi i detenuti stranieri ad andare a scontare le pene nei propri paesi di origine, perché non si può più sentir parlare di amnistia quando le carceri sono piene di detenuti stranieri, il 40%, a fronte di una popolazione straniera dell'8%. Quindi gli stranieri a casa loro e noi le carceri sono vuote dopo, e uno non delinque, se si trova male in carcere, amen. Ci sono gli italiani che stanno male senza avere commesso dei reati, la priorità è a chi sta male, alla povera gente, a chi non ha una casa, a chi viene sfrattato, non ai delinquenti che devono stare in galera. Bene, allora invece perché ho diritto io a fermare il declino? Io mi sono ritrovato nella situazione comune, penso a moltissimi italiani negli ultimi mesi, del totale sconforto di fronte all'offerta politica, pur non avendo delle pretese particolarmente fuori dal mondo da fare al mondo politico. La mia richiesta è stata semplicemente quella di, visto che l'attuale classe politica ha fallito, quella di poter avere la possibilità di votare persone nuove che non ne facciano parte. Questo però non basta, non è sufficiente essere nuovi, bisogna essere nuovi con delle proposte. Noi abbiamo già dei partiti nuovi che però hanno delle proposte francamente poco realizzabili, spesso anche poco sensate. Quindi la seconda richiesta che facevo, che faccio alla politica, era persone nuove con un programma serio realizzabile. Quale doveva essere questo programma serio nella mia personale concezione politica? Il programma del quale oggi l'Italia ha bisogno è un programma che limiti l'influsso negativo che l'inefficienza dello Stato ha su tutta la nostra economia, su tutti i cittadini. Allora. Stavo dicendo, quindi ridurre l'influsso negativo dello Stato. Cosa vuol dire? Lo Stato si occupa di troppe cose, lo fa male. Bisognerebbe rendere il ruolo attivo dello Stato limitato ai quei settori di quali c'è veramente bisogno, in nome della maggiore efficienza e anche della maggiore equità nella allocazione delle risorse, perché se lo Stato è efficiente, se l'economia è competitiva ed è in concorrenza, a beneficiarne non sono i ricchi, come a volte si sente dire, ma sono in prima battuta le persone che hanno meno. Ho scelto quindi di aderire a Fermare il Declino perché secondo me è l'unico partito che risponde in pieno a queste tre esigenze. Persone nuove, con un rigore e un'intransigenza notevole che penso che siamo riusciti a dimostrare in modo veramente eclatante con l'episodio di questi ultimi giorni. Non era penso mai successo nella storia repubblicana che a tre giorni dalle elezioni il candidato premier, presidente di partito, si dimettesse per una questione di principio che non ha implicazioni penali, per quanto sia antipatica e anche grave. Quindi noi siamo intransigenti e continueremo a esserlo come abbiamo fatto finora. Abbiamo un programma, abbiamo delle proposte precise, queste proposte sono proposte liberali che possono servire all'Italia. Sulla questione dei 100 giorni, io sono candidato alle regionali, quindi pensate ai 102 giorni, ma ho pensato ai 100 giorni in regione. Quindi non, mi piacerebbe parlare di università di giovani, ma non è questo il principale ambito in cui la regione si occupa. Nonostante ciò, anche negli ambiti della regionali è possibile introdurre quei principi di merito di cui parlavo prima, di cui i giovani avrebbero così bisogno. Vado velocissimo, però cerco di trasmettere il concetto. In verità il tempo sarebbe il minuto. Ah, sono già... Vabbè, allora dopo... Grazie anche per il rispetto dei tempi. Allora, volevo precisare, visto che è stato citato prima, che c'è l'assenza di alcuni gruppi politici che non hanno accettato l'invito. Nello specifico, Fermare il Declino, quando ha invitato me come moderatore, ha invitato anche il PDL, la Lega, la Lista Ingroia e 5 Stelle. Hanno deciso, per ragioni o perché non potevano, di non partecipare, però è stata offerta a tutti l'opportunità, di conseguenza. Io trovo che adesso si possa andare un po' più nel vivo, cercando di tirar fuori quelli che sono un po' i pensieri, i programmi. Mi piacerebbe se ci fosse qualche domanda dal pubblico, questa potrebbe essere stimolante e neutra. C'è qualcuno che ha delle domande da fare? Vale. Allora io vedo 6 giovani lì presenti che rappresentano... Senti, anch'io sono giovane. Va bene.
No, no, ma che fanno politica, intendo. Ah, no. Questo è il peggior insulto che potesse fare. Però poi, ragionando così, vedo che qualcuno non è candidato, qualcun altro è, a parte i candidati in regione, è candidato magari Camera o Senato, non lo so, in Senato, perché non so poi quanti anni avete. 40, no? Ecco, giusto. 36, sono ancora un giovane. Oh, vedevo lui che mi sembra... No, scherzo. E quindi mi chiedo, siete candidati alla Camera in posizioni difficilmente eleggibili, come qualcuno ha detto. Ecco, però se andiamo a vedere poi le liste, queste liste bloccate, vediamo che soprattutto nei partiti dove c'è meno facilità di vittoria, di superare lo sbarramento, eccetera, così, nelle posizioni eleggibili ci sono sempre politici navigati di lungo corso, eccetera. Voi che rappresentate quello che dovrebbe essere il nuovo che avanza in politica, come la vedete questa cosa? Perché alla fine non è che finirete a ricoprire magari delle cariche quando non rappresenterete più il mondo dei giovani e torneremo appunto a capo. Ok, traduciamola in una, se posso permettermi. Esiste una legge per le pari opportunità di sesso. Tra l'altro una... qui non vedo ragazzi. Esatto. Però le regioni sono legate, le poterose. Esatto, ma la domanda era, se interpreto bene la domanda del giornalista, esistono in Italia delle leggi per la parità di sesso, delle leggi per la parità di candidabilità in età o di occupazione di ruoli di vertice nei partiti. In buona sostanza, siete dei riempilista o avete intenzione? Come vedete il vostro approccio a questa candidatura? Beh, innanzitutto non ho iniziato a fare politica per una candidatura, per andare in Parlamento o okay. Che lo faccio perché credo in determinate idee, in determinati valori. Dopodiché, certo, c'è un problema generazionale, credo che ci sia una classe dirigente in Italia che ha dimostrato tutta la propria inadeguatezza, oltre ad aver rubato da una parte e dall'altra. La destra a Como, visto che siamo a Como, ha Alessandro Nardone in una posizione eleggibile perché è al quarto posto, ma con i leader nazionali candidati in più circoscrizioni, quindi è una posizione facilmente eleggibile. Bene, può essere anche una risposta flash. Io rispondo semplicemente con il fatto che la legge elettorale fa schifo, almeno proprio così che il Procello ne stava parlando anche prima con lui. Fu uno che ha sostenuto Renzi. Esatto. Perché questa legge elettorale fa schifo, dall'altra parte il partito si è mosso per evitare questo blocco nelle liste, le primarie del 29 di dicembre in cui anche i parlamentari erano iscritti. Fatto sta che tutte queste cose pian piano bisognerà anche cambiarle e di certo anche se sono in posizione non eleggibile mi impegno per il partito proprio anche per cambiare queste cose, quindi semplicemente questo. Sì, io raccolgo l'obiezione, in effetti è spesso così, noi stiamo cercando di cambiare, abbiamo fatto una lista per le regionali molto giovane, nelle liste regionali poi ci sono le preferenze, quindi i candidati si pesano, io ho 25 anni, ho 25 anni, sono candidato e insomma, essendoci le preferenze non ci sono posizioni eleggibili o meno, comunque la nostra idea è quella che i giovani per riempire la lista, per far bella presenza, non servono a niente, servono se la possono giocare. Poi bisogna vedere se la giocano bene o se la giocano male. Grazie. Anch'io non credo alle quote. Io non credo che se una persona è giovane obbligatoriamente debba essere più intelligente di altri o se una donna deve essere più brava di altre. Io credo principalmente al merito. Io credo soprattutto, anche io sono d'accordo con Carlo, che questa legge elettorale non sia la più corretta. Il nostro leader Giorgia Meloni è... Sì, infatti. E io, come ha detto anche il nostro leader Giorgia Meloni, questa legge elettorale va cambiata, bisogna tornare alla preferenza. Queste liste qua ovviamente sono fatte apposta, perché se noi andiamo a vedere questo sistema elettorale... Allora, ci sono questi due sistemi elettorali, questo è il Porcellum, giusto si chiama? Non Mattarellum, no? Io li confondo. Comunque, ad esempio, in questo sistema elettorale che noi abbiamo, noi andiamo a perdere quello che è la persona, noi andiamo a guadagnare in quello che è la coalizione e in quello che è il partito.
Purtroppo con il vecchio sistema elettorale noi andiamo a prendere quello che è la persona, andiamo a perdere quello che è il partito e andiamo a prendere quello che è la coalizione. No, volevo dare una spiegazione al finito. Quello che bisogna trovare è un nuovo sistema elettorale che riesca ad accontentare tutte e tre le richieste, persona, partito e coalizione. Ad oggi non abbiamo un sistema elettorale in grado di garantire tutte queste tre cose. Grazie. No, io appunto posso essere solo d'accordo con alcune delle affermazioni fatte adesso. La legge elettorale, ho già avuto occasione di dirlo prima, non è presentabile, se è come il Partito Democratico, però ho provveduto a cercare di porvi un rimedio attraverso le primarie anche per la selezione dei candidati al Parlamento, cercando appunto di inserire un criterio maggiormente democratico all'interno di una cosa che democratica non è. C'è stata anche in queste primarie per il Parlamento un criterio di parità di genere, perché come è obbligatorio per legge fare in Regione Lombardia, così è stato nelle primarie del PD e di SEL, perché si potevano indicare candidati una volta donna, una volta uomo, insomma, in modo che la composizione delle liste fosse in generale paritaria. Comunque purtroppo le primarie sono fatte da troppe cammellate. Dunque, io sono sesto in lista, non so se questa cosa è una posizione leggibile o meno, dipenderà come vanno le elezioni, però mi dicono che potrebbe esserlo. La media dell'età della nostra lista in Lombardia 2, che è questo collegio, è di 37 anni. Abbiamo tantissimi capoliste in tutta Italia che sono sui 30 anni, penso a Irene Tinaldi che ne ha 37, penso a Andrea Romano che in realtà ne ha 41 in Toscana, voglio dire, ci sono tanti giovani, gente con passato politico non ne abbiamo perché non abbiamo ex parlamentari in lista, cioè Scelta Civica su questo devo dire ha fatto una scelta molto chiara, di puntare sui giovani, di puntare su figure che vengono dal mondo civico, quindi dalle professioni, dal lavoro, dal mondo dell'impresa, insomma ci sono vari docenti universitari. Sui giovani io vi dirò, è giusto secondo me più che candidare i giovani, cercare di candidare persone che portino una mentalità un po' diversa di vedere le cose. Io ho visto in tanti partiti, non parlo dei presenti, ma tanti giovani di partito che sono peggio dei vecchi, dei rispettivi partiti. E sinceramente vedere candidato un giovane di quel tipo non so quanto bene possa portare ai giovani. Quindi insomma stiamo molto attenti anche alla questione quote, perché poi spesso ci sono giovani molto più vecchi di chi ha. Penso per esempio al capolista in Piemonte, Vitelli, che è un imprenditore di una sessantina, settantina d'anni, che è una persona con una carica, con una forza, un'attenzione al mondo giovanile che io raramente ho visto anche ragazzi di 20-30 anni. Grazie. Quindi non è una questione. Ci sono altre domande? Una domanda. Aspetti, le porto il microfono. Allora, in questa campagna elettorale generalmente si è sentito parlare molto poco o quasi nulla su due aspetti. Uno, l'aspetto idrogeologico italiano, e l'altro il turismo, che sono due componenti. Una in maniera negativa e una in maniera positiva, nel senso che il dissesto idrologico comunque andrebbe comunque rivisto e analizzato, perché più quello che spendiamo per rimettere a posto determinate cose che succedono con eventi naturali, il costo che prevenire questo aspetto. L'altro aspetto invece è quello del turismo, che comunque può essere un elemento di valenza in termini anche di occupazione, che è collegato nell'ambito della cultura, essendo il primo paese al mondo per capacità turistica e per capacità culturale,
e per tutto quelli che sono il patrimonio sia culturale che turistico italiano, in questa campagna elettorale, al di là di qualche accenno fatto proprio da, dalla lista Monti, non ne ho sentito parlare da nessuno. Perfetto, quindi in buona sostanza riassumendo l'idrogeologico e il turismo. Poi aspetto solo un secondo, se riuscissimo a trovare nell'altra domanda qualcosa legato ai giovani, al tema delle giovani politiche. No, una cosa, è stato fatto prima solo un accenno, necessità di eliminare il precariato, credo che soprattutto per quanto riguarda. Grazie. No, ecco, è stato fatto prima un accenno sul, sul precariato e su questo grosso problema che hanno i giovani, la grossa differenza fra quelli che già sono nel mondo del lavoro, magari con dei contratti a tempo determinato, che hanno un certo numero di tutele, e quelli che invece sono ancora fuori. Quindi questa grossa disparità. Quindi quali sono le vostre proposte su, su questo argomento? Se vuole fare una domanda, così almeno ne mettiamo. Ma non era una domanda, era più una proposta. Prego. Cioè, ma tipo per l'università, che si parla tanto. Questo è un tema ottimo da sviscerare. Ah, vabbè, che si parla tanto di merito, eccetera, però il merito viene sempre corrisposto in base a un voto universitario. E di per sé, almeno attardiamo l'80% delle nozioni universitarie come vengono trattate, risultano completamente inutili nella vita reale. A questo punto, il merito lo potremmo definire come il lavoro che poi uno andrà a svolgere, e quindi il suo reddito. Perché vediamo Bill Gates, non si è laureato, però penso che sia più meritevole magari di molti altri. E quindi non bisognerebbe fare in maniera tale che le tasse universitarie debbano più che altro pesare sul futuro lavorativo, sul futuro reddito dello studente. Io adesso giustamente dovrei pagare poco, senza far sprecare risorse allo Stato, quindi finché rimangono i miei anni in corso, eccetera, in considerazione se mi devo mantenere, eccetera. Ed eventualmente pagare un aggravante o eccetera dopo, ma che non sia fissa come il prestito d'onore, perché cioè come andrebbe calcolato, eccetera. In buona sostanza il contributo per lei dovrebbe essere sulla base del reddito futuro, no? Sulla base del reddito futuro. Così. Beh, ma Bill Gates non si è laureato, di conseguenza è che dovrebbe pagare all'università, non ha utilizzato i servizi. Nel senso, cioè, problemi. L'ho capito e dopo vedo di porlo come. Il discorso è che attualmente lo Stato paga già, eroga dei fondi che sono personali, certo, per ogni studente. Perfetto. Praticamente c'è un tot di spesa pro capite per ciascuno. A questo si aggiungono le tasse che io pago direttamente all'Ateneo, che sono calcolate sulla prima rata e sulla seconda. Con la seconda che è proprio. No, no, mi è chiaro come funzioni. Ora, il discorso è che questa rata. Ma mi è chiara anche la sua proposta come domanda, nel senso lei dice in buona sostanza tassare quello che è il reddito derivante dal lavoro seguente e non precedentemente. Ma se non si laurea? Infatti, ma questo poi lo vediamo. Mi è chiaro. Allora, giusto per non perdere filo, risposte rapidissime sul turismo, le prime due domande del signore in maniera tale, le ricordate? Sì, sì. Parte lei? Benissimo. Solo la sua? No, se riuscissimo a metterla, allora abbiamo 3 minuti a ciascuno per le 3 domande, quindi sul precariato, idrogeologico e turismo. Diamone 5, via! Grazie. Allora, rapidissimo. E 5 e rispondere a tutte e 3, per favore. Sì, questione idrogeologica. Purtroppo lo Stato italiano spende, utilizza i forestali come ammortizzatore sociale in Italia, cioè nelle zone dove non c'è lavoro si assumono forestali, i quali poi non fanno comunque il mestiere che dovrebbero e comunque non operano a difesa del territorio. Giustissima la sollecitazione, bisogna intervenire per investire per il recupero del territorio in tutte le aree del paese a rischio, che sono tantissime. Sulla questione turistica, anche lì bisogna porre al centro il turismo dello sviluppo economico italiano, iniziando da un problema istituzionale, che è il fatto che il turismo oggi è affidato alle regioni come competenza, e questa è una delle ragioni per cui negli ultimi anni noi abbiamo grandi difficoltà. Una cosa che spesso andiamo ripetendo è che se si va all'estero si vedono grossi cartelloni con scritto venite, visit Basilicata, e questi stranieri dicono ma Basilicata dove sta? E non capiscono che è in Italia, e di fianco a Basilicata magari trovano Marche, Lombardia,
e sono molto confusi. Questo perché noi non facciamo una comunicazione come paese, ma facciamo una comunicazione turistica all'esterno come, come regione. Questo è fallimentare in modo totale. Quindi bisogna rivedere il titolo quinto e ristrutturare le competenze anche su questo aspetto. Sulla questione lavoro, altro che 5 minuti, sarò molto breve. La proposta che noi avanziamo è la proposta del professor Ichino, che è il nostro candidato al Senato, il quale propone sostanzialmente, di nuovo, per la prima volta si pensa agli outsider, cioè ai giovani, cioè quelli che sono fuori dal mercato del lavoro, e non agli insider, cioè chi è già dentro, chi ha già le sue tutele. E la risposta che viene data è cercare di fare in modo che gli outsider diventino insider, cioè che abbiano le tutele che normalmente gli insider hanno. Parlo per esempio della maternità, parlo delle ferie, sono tutte cose che sono normali in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma che smettono di esserlo in tutti i vari contratti precari, tempo determinato, CoCoPro, partita IVA, eccetera, eccetera. Perché quelli sono contratti che hanno una strutturazione che non consente di attivare questi che sono diritti fondamentali per cui i sindacati, i lavoratori hanno combattuto battaglie per decenni. Ecco, queste battaglie non sono servite a nulla perché adesso tanti di noi non hanno accesso a questa cosa. Se c'è qualche ragazza di 20 anni che vorrebbe avere un figlio e lavora, se ha un contratto a tempo determinato non lo può fare, o lo fa a suo rischio e pericolo, sapendo che dopo 3 mesi alla scadenza del contratto sicuramente non verrà rinnovato questo contratto. Ecco, questa è una cosa inaccettabile. Per fare questo bisogna consentire alle imprese di assumere con contratti a tempo indeterminato, quindi con tutte le tutele del caso, che non sono solo la tutela del licenziamento, ma sono appunto tutte queste altre tutele di cui ho detto, con uno sgravio dal punto di vista contributivo, cioè nella nostra proposta ci sono 3 punti in meno di contributi, quindi il 30% invece che il 33%, e cosa più importante per le imprese, perché le invoglia ad assumere un periodo di crisi come questo, ad assumere a tempo indeterminato, è una tutela progressiva rispetto al licenziamento. Cioè nei primi mesi licenziare costa meno rispetto a un'anzianità di servizio più avanzata. Cioè ogni anno che passa l'imprenditore ha un costo in più a licenziare la persona che ha assunto. Cioè non c'è quello scalone che frena molti datori di lavoro ad assumere con un contratto a tempo determinato, ma c'è una progressione che però consente da un lato al lavoratore, cioè ai giovani, di programmarsi una vita, di programmarsi un'esperienza di vita con tutte le tutele del caso, e dall'altro al datore di lavoro, da un lato di investire sulla persona, sul dipendente, e dall'altro di non avere l'ansia del fatto che se c'è una crisi, se c'è un problema di mercato, di dover chiudere l'azienda perché non ci si può più permettere di avere un determinato numero di dipendenti. Quindi questo incentiverebbe di molto l'assunzione con contratti però dignitosi, non come quelli di oggi a tempo determinato, eccetera, eccetera. Allora, poi, visto che mi rendo conto che i 3 temi sono macro, non necessariamente rispondete a tutte e tre per comprimere a quello che gli interessa maggiormente. Mi rendo conto della difficoltà, giustamente il suo collega l'ha fatto notare, che 5 minuti per parlare del lavoro, quindi scelga lei di quale tre domande ritiene più importanti. Allora, per quanto riguarda i temi, se non sbaglio, del dissesto idrogeologico e dell'ambiente, nel programma di SEL è esplicitamente scritto che SEL propone un nuovo programma di messa in sicurezza del territorio. Abbiamo vissuto in questi anni con il mito delle grandi opere irrealizzabili, SEL propone invece che siamo invece le tante piccole opere per la messa in sicurezza del territorio, appunto contro questo dissesto idrogeologico, che possono al contempo, diciamo, fornire un utile riparo alla popolazione dinanzi a eventi calamitosi di questo tipo, e dall'altra possa
rimettere in moto, diciamo, in un certo modo l'economia attraverso l'intervento del pubblico che sappia poi stimolare anche interventi da parte del privato. Per quanto riguarda il turismo, bisogna dire che il territorio va poi anche salvaguardato. Per esempio in Regione Lombardia abbiamo un livello di cementificazione tale che la ricettività turistica è tutta penalizzata appunto da questo tipo di sviluppo economico. Per questo anche nel programma di Ambrosoli è ribadito lo stop al consumo del suolo e appunto la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, anche in un'ottica turistica. Per quanto riguarda la questione del precariato, la questione del precariato è una delle questioni anche qui centrali storicamente dei programmi della sinistra. Oggi attualmente circa l'85% delle assunzioni sono fatte con un contratto a tempo determinato. Perché si è voluto introdurre questo tipo di cose? Si è voluto introdurre questo tipo di situazione perché si diceva il mercato è troppo rigido e inoltre certi tipi di professionalità sono talmente qualificate che hanno un potere contrattuale con il capitale tale per cui non hanno bisogno di tutele di questo tipo. Invece la precarietà è avvenuta tutta ai danni delle professioni meno qualificate. Cosa proponiamo in questo senso? In primo luogo bisogna ridurre le tipologie di contratto, esistono veramente troppe tipologie di contratto entro cui l'aspirante lavoratore o lavoratore è sempre vittima. In secondo luogo bisogna far sì principalmente che il lavoro a tempo determinato costi di più all'azienda del lavoro a tempo indeterminato, ovvero bisogna favorire l'interesse da parte dell'azienda di assumere un lavoratore per periodi più lunghi. Non ricordo l'altra domanda. Allora, è un'altra precariato, il turismo, manca il turismo. No, già. Idrogeologico. Già detto? Sulle tasse universitarie? No, c'è ancora aperto il tema universitario, però in verità erano queste tre domande. Poi dopo alla fine di questo giro c'è 5 minuti sull'università che mi sembra il tema più caro. Prego. Allora, la prima domanda mi sembra che era turismo idrogeologico, esatto. Giusto? Sì. Allora, il problema idrogeologico è chiaro, c'è anche tra l'altro a Como, non neghiamolo. Quello che secondo me ci vorrebbe principalmente, oltre alle bellissime proposte che hanno fatto entrambi, è anche una maggiore vigilanza. Per troppo tempo si è sottovalutato questo problema, per troppo tempo sono state anche date delle concessioni di costruzione, parlo a livello generale nazionale, in posti dove ad esempio non si poteva costruire, no? Per troppo tempo si è sottovalutato questo problema, ad oggi ci vuole una maggiore vigilanza del problema, non bisogna più sottovalutarlo, questo voglio dire. Per quanto riguarda il turismo invece, Fratelli d'Italia ha proposto, siccome in Italia sono presenti il 70% delle bellezze culturali a livello mondiale, il marchio Italia. Cosa vuol dire? Prima si parlava di non ho ben capito, di cartellonistica, Basilicata, Marche, eccetera, eccetera. Quello che bisognerebbe fare, che ha proposto Fratelli d'Italia, è il marchio Italia, un marchio da fare girare in tutto il mondo. Questo identificherebbe quello che è il turismo in Italia e aiuterebbe. Sì, ma noi no, ma proprio. La competenza però. Sì, no, ovviamente con la competenza, quello è chiaro, attenzione. Però comunque il marchio Italia, cioè noi abbiamo proprio parlato di marchio Italia, tu non hai parlato di marchio Italia. Andiamo avanti, no infatti, no vabbè, però intanto mi hanno interrotto, io rispondo. Andiamo avanti, quello poi bisogna incentivare gli investimenti sul turismo, bisogna aiutare tutte quelle persone, soprattutto i giovani in questo caso, che vogliono investire nel turismo, perché non ci sono tutti questi incentivi a lavorare nel turismo, questo bisogna fare. Inoltre bisogna agevolare tutte quelle aziende, tutte quelle persone che vogliono ravvivare, aiutare tutti quegli immobili pubblici, tutte quelle cose pubbliche che sono da rimettere a posto. I privati devono andare ad aiutare, bisogna permettere al privato di aiutare il pubblico, soprattutto per le bellezze turistiche. Cos'altro ancora? Niente, dell'università abbiamo detto che parliamo dopo, io direi che ho finito.
Io, se posso, andrei più veloce su turismo e idrologico per parlare del mercato del lavoro, che è una cosa che... Ah, il mercato del lavoro non si può fare, io. Ma scusatemi, niente, è vero, mi sono dimenticato di rispondere alla cosa più importante che riguarda sul mercato del lavoro, ero mio. Allora, cosa vuole fare Fratelli d'Italia? Fratelli d'Italia vuole incentivare quello che è l'assunzione a tempo indeterminato da parte delle aziende. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ad oggi, purtroppo, le aziende, con quello che è il mercato del lavoro, ad oggi non riescono più a garantire quello che era una volta, diciamo, una decina di anni fa, quello che era il contratto a tempo indeterminato. Purtroppo il mercato del lavoro ad oggi, lo vedo io stesso, che sono fortunato, un contratto a tempo indeterminato non riesce a garantire il contratto indeterminato alla persona. Cosa deve fare lo Stato per aiutare invece a incentivare questa cosa qua? Fratelli d'Italia ha proposto che le aziende che assumono a contratto a tempo indeterminato per i 5 anni seguenti avranno delle agevolazioni fiscali. Questo secondo me potrebbe veramente aiutare le persone. Si è parlato anche di maternità, ad esempio la maternità ovviamente purtroppo quando c'è un contratto a tempo determinato ovviamente è sconsigliato rimanere incinta, purtroppo quello è un problema di cui bisognerà affrontare. Però ad esempio anche Fratelli d'Italia ha proposto che nel qual tempo ci sia una maternità, nei mesi successivi alla nascita di un bambino bisogna equiparare la figura del padre a quella della madre, più o meno. Anche il padre ha diritto di richiedere dei permessi, perché anche il padre lo ha permettere. Questo viene in soccorso non soltanto alla famiglia in sé, perché ovviamente nessuno toglie il ruolo della madre, quello che sia, però anche, mettiamoci anche nei panni dell'azienda, noi non possiamo togliere una persona, un'azienda che magari non ha un tot di numero di dipendenti tale da poter essere indipendente, a togliere una persona. Allora qui, perché può la persona, il padre, può andare in aiuto? E in questo modo qua Fratelli d'Italia vuole proporre più o meno l'equiparazione del padre, la figura del padre e la figura della madre. Questo in soccorso sia della famiglia in sé, ma anche dell'azienda. Perché non bisogna soltanto pensare purtroppo alla famiglia, anche se è una cosa molto importante, bisogna anche pensare a tutto quello che attorno alla famiglia. Grazie. Grazie a lui. Bene. Grazie. Bene, non riguadagno il minuto. Ripartiamo la Ok, allora, a proposito di idrogeologico, appunto, direi due parole chiave. La prima è non usare la questione ambientale come un ammortizzatore sociale, come è stato detto giustamente. Basti pensare che in Calabria abbiamo 30.000 guardie forestali, gli alberi sono poco di più, in teoria dovrebbe essere tutto perfetto, eppure non è così. Evidentemente c'è un problema di come queste persone vengono gestite. Probabilmente la ragione per la quale sono state assunte non era effettivamente la tutela dell'ambiente, quanto semmai occupare qualcuno, creare una finta occupazione. Primo punto. Secondo punto, rispetto delle regole. È capitato troppo spesso in questi anni che, ti ho detto giustamente prima, case costruite dove non andavano costruite, luoghi devastati da interventi urbanistici assolutamente inadeguati, venissero poi travolte da alluvioni o problemi di dissesto ampiamente prevedibili. Quindi le cose da fare prima di tutto sono tutela dell'ambiente finalizzata non all'occupazione ma a mettere a posto le cose dove serve. In secondo luogo, mai più condoni edilizi, le regole anche in edilizia si rispettano. Quanto al turismo, tutte le cose che sono state dette, Marchio, Basilicata, va benissimo, però alla fine l'offerta turistica risente in generale delle caratteristiche che ha l'attività economica in un paese. Se l'attività economica in un paese è inefficiente perché è schiacciata dalle tasse, perché è schiacciata dalla burocrazia, questo si riversa in tutti gli aspetti, compreso il turismo. Quindi sostanzialmente il turismo ha bisogno di quello di cui ha bisogno ogni settore economico, cioè una maggiore competitività legata, e poi qua mi collego anche all'ultimo punto, legata a meno tasse, a meno burocrazia e a più flessibilità sul mercato del lavoro, che è un tipico aspetto legato al turismo, ma non solo. A questo punto mi ricollego, non per fare polemica, però solo per così per migliorare l'intervento, a quanto è stato detto, cioè abbiamo visto nei primi due interventi i due filoni principali di pensiero, l'idea di risolvere il dualismo tra insider, cioè tra chi è ipertutelato e chi non ha nessuna tutela, invece l'altra proposta, diciamo il chilo contro Fassina per intendersi, l'altra proposta che è quella di rendere il lavoro a tempo determinato più costoso. Secondo me questa seconda proposta, che è l'attuale proposta del Partito Democratico, è una proposta che ha effetti fortemente negativi,
che abbiamo visto purtroppo anche nella riforma Fornero, che dopo essere stata azzoppata in Parlamento in realtà presenta molti aspetti in comune con quella proposta, cioè ridurre cioè aumentare le tasse, ridurre la competitività del contratto a tempo determinato senza intervenire sul contratto a tempo indeterminato. Se il contratto a tempo indeterminato resta così com'è, cioè molto costoso economicamente e molto vincolante per il datore di lavoro, che sa che assumendo qualcuno sostanzialmente se lo sposa e non potrà mai licenziarlo, pensate che Schettino ha fatto ricorso contro il licenziamento perché dice che tutto sommato non era giusta causa licenziarlo dopo che ha ammazzato 30 persone con la nave. Ecco, se noi manteniamo il contratto a tempo indeterminato così com'è, molto costoso e molto rigido, e aumentiamo le tasse sul contratto a tempo determinato, rendendolo meno produttivo, il risultato che otteniamo non è aumentare gli assunti a tempo indeterminato, ma è ridurre gli assunti a tempo indeterminato in favore del lavoro nero, della disoccupazione o del peggioramento delle condizioni di lavoro del lavoratore assunto col contratto a tempo determinato. Quindi in realtà la soluzione, secondo Fermare il declino, è invece che peggiorare ulteriormente le condizioni del lavoro precario, nella finta speranza che si trasformi il lavoro a tempo indeterminato, è rendere omogenei i due contratti. Il lavoro a tempo indeterminato è troppo tutelato, il lavoro a tempo determinato è troppo poco tutelato, questo crea un dualismo inaccettabile tra lavoratori giovani e lavoratori già inseriti. Bisogna arrivare a un contratto che sia intermedio, che riduca un po' le tutele di chi è troppo tutelato e che le aumenti per chi è meno tutelato, creando un mercato del lavoro competitivo che riesce a assumere tutte le persone che sono in grado di trovare un lavoro. Come? La soluzione del dualismo sul mercato del lavoro è sostanzialmente la stessa cosa che dicevi tu. Cioè, siccome ci sono molte Sì, va bene, non è il contratto comunico. Io trovo che il livello sia molto alto, ringrazio i partecipanti, anche io stesso sento con, visto che anche il mio voto è in ballo, sto cercando di farmi un'idea, grazie. Via. Allora, velocemente, dissesto idrogeologico e turismo secondo me sono due tematiche che comunque vanno abbastanza strettamente legate e comunque si interfacciano al tema dell'ambiente. Dissesto idrogeologico molto spesso è dovuto, almeno, causa dei disastri come si è visto in Veneto 2 anni fa, dove sono state realizzate delle abitazioni, delle fabbriche dove in teoria non si potevano realizzare, detto proprio così. Per cui sta di fatto che bisogna gestire un attimino meglio il suono, il suolo, e gestire meglio la cementificazione del territorio. In che modo? In Italia, secondo la statistica Istat del 2001, mi sembra che all'incirca l'80% delle abitazioni sia costruita prima del 1970, il che vuol dire fare una politica seria e credibile riguardo agli incentivi, soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici. Sempre sotto questo aspetto, la riqualificazione potrebbe essere anche un incentivo per il turismo, nel senso che se un turista arriva e vede delle cose belle è anche interessato a venire. Ovvio che il turismo è una risorsa che va sfruttata al 100% in Italia, dove la nostra competitività a livello manifatturiero è un attimino in crisi, per cui ci sono proprio due aspetti da considerare: rivedere un attimino il sistema Italia, inteso proprio come dal mondo delle industrie, e qui c'entra anche il tema del lavoro, per cui a dire il vero è tutto collegato. Rivedere un attimino il sistema Italia, essere più competitivi, e rivedere le nostre politiche attive sul territorio e per quanto riguarda anche il pensare che il turismo sia una risorsa e non un peso per il nostro paese, con la valorizzazione del nostro territorio. Per quanto riguarda il lavoro, giustamente Filippo diceva che la proposta del Partito Democratico è quella di aumentare la tassazione sui contratti a tempo determinato, mentre ridurre la tassazione sui contratti a tempo indeterminato. Fatto sta che si stanno studiando anche degli incentivi, soprattutto per i giovani e per le donne, che sono comunque quelle vittime dei contratti a tempo determinato, in modo da ridurre la tassazione e agevolare l'assunzione.
La riforma Fornero che introduceva questo meccanismo di per sé giusta, ma non fatta in un periodo recessivo come quello che stiamo vivendo. Giusto stimolare il lavoro a tempo indeterminato, bisogna anche garantire le tutele per del lavoro a tempo determinato che comunque sono presenti in questo momento nel territorio italiano e ce ne saranno anche sempre di più. Direi che ho finito, è stato breve e conciso. Allora, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e le calamità naturali, beh, molto brevemente bisogna ovviamente investire per mettere in sicurezza tutto il territorio nazionale, ma soprattutto una cosa che mi ha fatto molto rabbia nei giorni passati è vedere quelle condanne per il terremoto all'Aquila, perché o c'erano dei colpevoli, allora vanno puniti, non con 3 anni di carcere, che poi magari escono fra 6 mesi perché arriverà la sinistra a fare una bella amnistia piuttosto che non si sa, ma punirli seriamente, perché se sono colpevoli pagano 30 anni, 40 anni, e anzi è troppo soft il carcere, vadano a fare lavori forzati, vadano, non lo so. Quindi le responsabilità, perché se ci sono vanno perseguite, se non ci sono, non ci sono. Cos'è una condanna a 3 anni? Se la casa dello studente è stata ristrutturata ma è caduta in testa, ha ammazzato dei giovani. Poi per il turismo, è chiaro che in Italia il turismo è uno di quei settori su cui si può fare molto leva, perché abbiamo uno dei territori più belli del mondo. Qui nessuno ha parlato dell'IMU, per esempio, che ha colpito pesantemente i ristoranti, gli alberghi. Io vengo dalla Valtellina e un piccolo albergo di 40 camere che lavora 2 mesi all'anno, essenzialmente a Natale e metà luglio, metà agosto, ha pagato 40.000 euro di IMU, dai 15.000 di ICI, quindi chi li paga? Monti, Casini, Fini, le elite li pagano, ovviamente licenziano la gente, magari li pagano in nero, provano a campare in qualche modo, e questi sono problemi seri. Poi, per quanto riguarda il lavoro, sarebbe bello dire stop precariato, però è demagogia, perché il precariato non è frutto solo di imprenditori cattivi. Certo, ci sono pure gli imprenditori che sfruttano, però ci sono pure gli imprenditori che cercano di dare lavoro anche se non ce n'è molto. E quindi cosa vuol dire stop precariato? Come sicuramente dice SEL, che poi è quella che non si può licenziare, i dipendenti pubblici fannulloni, perché guai, diritti acquisiti, non si possono licenziare, non sono fatti. È una parodia di SEL. Quindi si possono licenziare i dipendenti pubblici se sono fannulloni? Se li trovano a rubare. Ma se li trovano a rubare giustificano dicendo che poveretto, hanno qualche motivazione. Il mercato del lavoro precariato. Da un lato bisognerebbe forse pagare di più i contratti a tempo, chi ha un contratto a tempo determinato, ma bisogna capire se questo va incontro ai giovani o, come sostiene in effetti il collega di Fare, magari li penalizza, perché se un'azienda deve pagare di più in tasse, cioè deve pagare di più lo stipendio al giovane, magari non lo assume neanche per un tirocinio formativo piuttosto che uno stage. E la riforma Fornero, per quanto riguarda il lavoro, il precariato e i giovani, credo che spostando in là di molto l'età pensionabile abbia bloccato un certo numero di assunzioni, perché il binomio delle tutele dei lavoratori più anziani e quello dei lavoratori più giovani che cercano un lavoro ma non c'è il posto di lavoro, e se i lavoratori che dovevano andare in pensione a 60 anni adesso vanno a 65, da un lato penalizziamo i giovani perché non possono entrare nel mercato del lavoro, da un lato se un lavoratore a 55 anni rimane senza lavoro, prima doveva aspettare 3-4 anni per prendere la pensione, adesso cosa fa? Ne aspetta 10? E poi le differenze che ci sono tra pubblico e privato, perché il pubblico